È finito Game of Thrones e con esso finisce un'era. Una serie che ha fatto la storia delle serie TV, riuscendo costantemente a salire di spettatori di anno in anno. Uno show che mi ha dato davvero tantissimo. Una delle saghe a cui mi sono affezionato di più fin dal 2011 quando è iniziata la prima stagione. L'opera che per tutti questi anni è stata la mia serie preferita. Insomma, è stato davvero un viaggio bellissimo. Ma com'è stato l'arrivo? La conclusione? Beh, davvero insoddisfacente. Sulla mia pelle ho provato l'indifferenza più totale. E non c'è peggio di questo per un finale di una serie a cui ho tenuto con tutto il cuore. Proprio perché rimane solo un enorme, bellissimo simulacro di quello che era una volta Game of Thrones. E quindi sì, l'ottava stagione è stata una cocente delusione. La peggiore in assoluto, che non solo rovina il finale della serie, ma va a intaccare tutto quello visto nelle stagioni precedenti, facendo crollare l'intero castello di carte. Ah, e tutto a causa della sceneggiatura. Non del budget, non dell'HBO, della sceneggiatura. Della scrittura e della fretta. È arrivata la sonora conferma di quello che pensavamo qualche anno fa. 6 episodi non sono bastati. E non sono bastati anche a causa di quello che abbiamo visto nella 7ª stagione, ovvero una cippa. E quindi l'ottava e ultima stagione risulta essere davvero sbrigativa e superficiale. Proprio come l'ultimo episodio completamente anticlimatico e piatto. Questa ultima sequela di episodi sono stati dominati da incoerenza, scrittura approssimativa e una gestione pessima dei personaggi. Ma prima su tutte l'incoerenza. Un'incoerenza inaccettabile non solo tra stagione e stagione, ma tra puntata e puntata. In una serie di contraddizioni che vanno a svilire uno show nel quale la scrittura era il suo punto forte. Game of Thrones era una serie dove il come era più importante del cosa, ma a quanto pare non è più così. Perché spesso, non sempre, il problema di questa ottava stagione non è da trovarsi nel cosa, ma nel come. Come viene ucciso il Night King, come fanno impazzire Daenerys, come tolgono di mezzo Cersei, come fanno vincere le battaglie, come spezzano la ruota, tra parentesi, non spezzandolo ma ci arriviamo dopo. È stato il come hanno fatto capitare gli eventi, con superficialità, noncuranza e fretta, con una sciatteria vergognosa. Ma in fondo hanno canato soltanto il finale? No. Non è così. Starete dicendo, e allora perché, nonostante le gloriose serie passate, questa stagione riesce a rovinare l'intero show? Beh, vi rispondo con una domanda. Qual è il senso della serie? Qual è il punto? Il punto è che si è perso il punto. Io dovrei reiniziare questa serie per arrivare a che cosa? A quale messaggio di vita? Nessuno. Forse il messaggio è proprio questo? Non lo so. Non so più niente, proprio come Jon Snow. Cioè, visto questo finale a tarulucce e vino, credevo che il senso della serie fosse il fatto che non cambia niente. Che la ruota non si può distruggere perché insita nel cuore degli uomini. Ma a quanto pare non è così, non è questo che voleva passare. Effettivamente mi aspettavo troppo da questi showrunners. E quindi non solo si perde il punto di vista della serie, ma anche la sua minaccia. Qual è la minaccia della serie? Il Night King che doveva portare il lunghissimo inverno che viene ucciso in una puntata? Cersei che viene completamente sbaragliata in un massacro di mezza puntata? Oppure Daenerys che la fanno impazzire, le fanno distruggere una città e le ammazzano tutto questo praticamente in una puntata? Boh, non lo so, ditemelo voi, qual è la minaccia? Forse il trono di spade? Non lo so, non lo so. Il famoso trono di spade distrutto da un drago intelligente. Vabbè, ci arriviamo dopo. Per questo l'ultima puntata e l'ultima stagione di GOT è altamente fallimentare. Perché non riesce a tirare le somme, ad arrivare al punto, a concludere gli archi di alcuni personaggi in modo degno. In questi giorni leggevo dei commenti delle persone che esclamavano: non sarà mai peggio del finale di Lost. Beh, signori, in realtà il finale di Lost ha molto più senso di quello di Game of Thrones. Proprio perché a differenza di quest'ultimo riesce ad arrivare ad un dunque. Può non piacere, sì certo, ma ci riesce. Infatti per Lost ho pianto come una merda, mentre per questo Game of Thrones non ho sentito niente, o almeno in questo finale. Perché le lacrime per Game of Thrones le ho versate quando era Game of Thrones. Adesso un velo di indifferenza ha coperto completamente il mio cuore. Ed è la cosa peggiore che può succedere guardando uno show. La perdita di interesse. Forse ci era arrivato vicino Dexter con il suo finale, ma mai a questi livelli. Il fatto è che tenevo molto a questo show, come immagino tutti voi che mi state seguendo. Ed io avrei voluto con tutto il cuore un bel epilogo, un bel finale, anche inaspettato, anche non in linea con le mie vedute. Ma un finale che mi desse quel senso di conclusione di un ciclo, di un pezzo di storia di questo mondo. Come può essere stato con Breaking Bad, con The Shield, oppure con lo stesso Lost. E non solo questa ottava stagione non c'è riuscita, ma è riuscita anche a farmi passare la voglia di rivedermi la serie.
Ovviamente non è tutto da buttare, non sto manco qui a dirlo. Alcuni episodi sono anche salvabili, come ad esempio il secondo. Ed il reparto tecnico è stato sempre grandioso, riuscendo anche ad evolversi di stagione in stagione. Ma purtroppo non basta questo. Grazie a questi elementi non puoi dire che è una stagione completamente da buttare. Però signori, ci siamo vicini. In questo momento sono invidioso. Sono invidioso di tutte quelle persone a cui è piaciuta l'ultima puntata, a cui è piaciuta l'ultima stagione. Proprio perché vorrei essere come voi, contento. Ma purtroppo non posso esserlo. E dopo questo estenuante prologo direi di buttarci nella puntata. Se abbiamo capito che Benioff e Weiss sono dei cani nella sceneggiatura, lo stesso non si può dire della loro regia. Davvero niente male, con delle trovate visive molto interessanti. Prima su tutte la sequenza di quel gioco prospettico tra Daenerys e le ali di Drogon. La puntata inizia con Tyrion che passeggia circondato dalla distruzione di Approdo del Re. E anche quelle sono delle sequenze molto belle, lente, ma che ti danno quel senso di devastazione. Poi con quell'impiccio tra Jon e Vermigrigio, lo spettatore pensa che alla fine Jon ci sia arrivato. Che abbia capito che Daenerys è impazzita e che bisogna fermarla. Però forse ci sbagliavamo. Fantastica anche la recitazione di Peter Dinklage, nella scena in cui Tyrion va a cercare Jaime e Cersei e poi li trova. Anche in quella scena ci troviamo davanti a una contraddizione, visto che nella scorsa puntata avevamo visto che praticamente tutta la sala crollava, mentre invece in questa praticamente si vedono dei mattoni in un perimetro che sarà 2x2, e quindi tu pensi che in realtà Jaime e Cersei con un balzetto si potevano salvare. Ma se andate a vedere la puntata precedente, beh, non era così. Poi troviamo una Daenerys completamente andata che comincia a fare dei discorsi veramente assurdi, che a confronto Hitler era la persona più gentile e più dolce del pianeta. Ovviamente questo davanti ad un numero di immacolati, di dotrachi che oramai secondo me ci vogliono prendere per il culo, perché cioè sennò non si spiega. E è proprio dopo quel discorso che Tyrion si strappa la spilla dal primo cavaliere e la getta a terra. E in quella scena sì, si capisce che Tyrion ha perso tutto, perché ha perso sia il suo amato fratello che anche la persona che rispettava, che seguiva ciecamente. Quello che però avevo pensato mentre guardavo quella scena è: perché devi fare queste gesta spettacolari, simboliche? Cioè, pensalo dentro la tua testa. E invece no, perché comunque ricordiamo che Tyrion non è più lo stesso Tyrion. E quindi ovviamente Daenerys lo mette in prigione. Ma tu guarda! Poi c'è un dialogo tra Jon e Tyrion che è completamente altalenante, tra delle frasi davvero molto belle e suggestive e delle altre dove veramente ti puoi strappare le palle e correre via e non guardare più questo strazio. Proprio perché il pubblico pensava che Jon alla fine ci fosse arrivato. E invece no, non vuole guardare in faccia la realtà, quindi bisogna sorbirci questi 10 minuti dove Tyrion gli dice uccidi Daenerys. E quindi ti devi sorbire di nuovo Jon che dice che no, Daenerys è la mia regina, no, la poverina ha perso il drago, no, ha perso Missandei. Con lo spettatore che praticamente ha preso un mattone di quelli di Jaime e Cersei si sta praticamente rompendo la testa. E quindi quando tu finisci quella scena credi che in realtà Tyrion non abbia convinto Jon. Invece è proprio il contrario, praticamente se non ci fosse stato Tyrion non sarebbe successo niente. Perché per quello che succede sembra quasi che Jon obbedisca agli ordini di Tyrion. Così il minuto dopo, sottolineo il minuto dopo di questa persona che era ancora indecisa, raggiunge Daenerys e in un secondo la infilza con un pugnale. E il fatto è che in tutto questo non senti il conflitto interiore di Jon, non avverti minimamente il fatto che lui ci abbia ripensato. In fondo poi era la sua amante, era la sua zia, quindi ci poteva anche stare che non la volesse uccidere. Ma purtroppo anche il suo cambiamento, come tutti i cambiamenti di questa stagione, è stato troppo frettoloso. Quindi poco prima ci sorbiamo un pippone di 10 minuti dove c'è lui che dice che non lo vuole fare e poi magicamente la uccide. In più, per quanto mi riguarda, il tutto è durato troppo poco. Ho capito che non c'era tempo, ma quello che hanno fatto è stato veramente buttare completamente nel cesso il personaggio di Daenerys. E quindi quello che passa è che Jon l'abbia uccisa perché gliel'ha detto Tyrion. E quindi la pugnala mentre la bacia in una scena che dovrebbe essere tragica, ma non riesce ad esserlo, a causa come al solito della fretta, della sbrigativa costruzione dei personaggi. In più il tutto si verifica in una sequenza completamente anticlimatica, nemmeno nella prima metà dell'episodio. La grande minaccia durata da metà della quinta puntata ai primi minuti della sesta. Cioè, lo capite che per questo passaggio ci voleva probabilmente un'intera altra stagione, o forse bastavano 5 episodi? Però ci doveva essere qualcosa lì. Poi arriva Drogon che si rivela essere la creatura più intelligente dello show. Visto che capisce che chi ha ucciso sua madre non è stato Jon, bensì il Trono di Spade. Così si accanisce contro di esso fino a scioglierlo. Allora, mi dovete spiegare se i draghi hanno l'intelligenza di un cane, di una salamandra oppure di un uomo? Perché per tutta la serie mi sono sembrati dei semplici animali domestici. Cioè, domestici no, diciamo da compagnia, ecco. E invece ora a quanto pare capiscono addirittura i
simboli. Boh, non lo so, però d'altro canto, in una puntata un drago viene ammazzato da 3 dardi, nell'altro diventa praticamente un carro armato che può buttare giù qualsiasi cosa. Fatto sta che alla fine prende Daenerys e vola via. Quindi vi ricordo che, tranne la pozza di sangue a terra, non c'era nessuna prova del fatto che Jon avesse ucciso Daenerys, visto che anche il corpo non c'era. Poteva magari essere andata via per un po' con Drogon e magari è caduta accidentalmente dal drago, è caduta in mare ed è morta così. E la cosa triste è che non possiamo sapere che cosa è successo dopo la morte di Daenerys, visto che subito dopo vi è un salto temporale orribile, che va a mascherare delle domande che ci saremmo subito posti dopo aver visto quella scena. Appunto, perché sanno che è stato Jon? Cioè sì, è ricollegabile, però ce la possiamo fare come domanda. È stato lui a confessarsi? Perché Vermigrigio lo incarcera invece di ucciderlo? Davvero i Dothraki hanno preso a cuor leggero la morte della madre dei draghi? Senza uccidere nessuno, senza fare mattanze? Beh, mi sembra davvero molto strano, visto che se non sbaglio i Karstark nella terza stagione avevano ucciso i giovani Lannister per molto meno. Tutte queste cose mi lasciano completamente allibito. Ma semplicemente non ci pensiamo perché bisogna chiudere l'episodio. Quindi saltiamo tutti i passaggi veramente interessanti e arriviamo all'epilogo a Tarallucci e Vino. Non sappiamo quanto tempo sia passato. Lo intuiamo dalla barba di Tyrion e dalla presenza di tutti i lord più importanti di Westeros ad Approdo del Re. Si riuniscono come nella 7ª stagione a Fossa del Drago accanto alla città e Vermigrigio scorta Tyrion come prigioniero fino a lì. Perché Vermigrigio si è portato dietro Tyrion? Perché non c'è anche Jon? Cioè, perché Tyrion ha il diritto di parlare e Jon no? Nonostante sia lui l'erede e l'unico Targaryen rimasto. Anche questo, non lo so. Ah, poi sapete, no? Tutta la storyline riguardo Jon, figlio di Rhaegal Targaryen. Beh, signori, non è servita un ciufolo. Poteva non esserci, proprio come la sua morte. Comunque, la cosa principale che vi volevo dire è che Jon poteva stare lì. Poteva essere lui per non far scatenare un'altra guerra ad andare alla barriera. Citando tra l'altro il suo vecchio amico Aemon. Tutto questo per non causare altri morti e per abbandonare quelle terre che gli avevano regalato soltanto dolore. Che gli ricordavano semplicemente tutto quello che aveva perso, visto che in teoria i presenti avrebbero dovuto prendere le parti di Jon e difenderlo, visto che ricorda che è stato lui a salvare il culo a tutto il regno. E invece no, nessuno se lo caga e decidono di utilizzarlo come vittima sacrificale per mandarlo lassù alla barriera nonostante tutto quello che ha fatto. Cioè, tutto quello che ha fatto, vabbè, ha fatto una cosa, però che cosa? Con gli Stark che appunto non muovono un dito. Cioè, che schifo, che brutto. Ma non sarebbe stato molto meglio se era lui a prendere quella decisione? Sarebbe stato molto più coerente con il personaggio, lui che decideva di abbandonare quelle terre e di tornare con i bruti, con Spettro, ma che fosse lui a decidere, non gli altri. Che bei messaggi positivi che ci manda questa serie, perché in fondo a questo punto ha sempre avuto ragione Dito Corto. Chi se ne frega degli altri e del regno, io penso a me stesso e chi si è visto si è visto. Quindi decido di mandare Jon, tristissimo di ciò, alla barriera. Con quella scena tristissima con lui che dice ad Arya: vabbè dai, ci rivedremo, tu mi verrai a trovare. E con lei che dice: mi dispiace ciccio, vorrei tanto ma non posso. E diventa così Arya l'esploratrice. Ho capito che Jon è sempre stato un po' un coglioncello, ma questo è troppo, poverino. Cioè, inizia con lui che tutto fiero va alla barriera senza che nessuno che gli dica in quale posto di merda sta andando, e finisce con lui che, dopo aver salvato tutta Westeros, viene mandato a calci in culo al Castello Nero per andare a sorvegliare non si sa cosa, però vabbè. Tutto questo mentre Tyrion viene scagionato e diventa il primo cavaliere. Cioè, questa cosa mi fa così tanto ridere e dispiacere allo stesso tempo. Poi ripeto, Vermigrigio non mi sembra nemmeno tanto il tipo con cui scendere a patti. Cioè, se vuole morto qualcuno, quel qualcuno muore e basta. Ma chiudiamo gli occhi anche qui. Vabbè, più che chiuderli me li devo cucire praticamente. Ma passiamo a cosa viene detto durante questa bellissima assemblea. Come dicevo prima, si ritrovano tutti i grandi signori di Westeros. Sam, Lord Roy, Sansa, Arya, Edmure, Yara, Davos, Robin Arryn e il famosissimo principe di Dorne. Mi sa che non ho nemmeno detto il suo nome. Comunque arriviamo alla ciccia, con Tyrion che dice che deve essere il re a decidere che cosa bisogna fare. Il problema è che nessuno dei presenti dice che il vero re dovrebbe essere Jon. In più metà Westeros dovrebbe già saperlo, visto che in teoria Varys aveva mandato i suoi bigliettini. O forse no, si sono dimenticati anche quello, non lo so perché nessuno ce lo dice. Fatto sta che alla fine devono decidere loro che cosa fare per il bene di Westeros. Samuel Tarly,
ovvero il più illuminato, propone a tutti una democrazia. Ovviamente però tutti lo prendono per il culo perché sì, ok, non sono ancora pronti, alla fine è come stare nel Medioevo, quindi ci può anche stare come cosa. Così Tyrion, il prigioniero, ricordo che è sempre il prigioniero, decide che il re lo devono decidere loro. E propone Bran, visto che rappresenta la storia, l'unico che può rimediare agli orrori dell'uomo. Se non fosse che per stagioni intere ha sempre detto di essere il corvo con tre occhi, di non essere nemmeno più una persona, quindi non poter essere né un lord né un re. In più c'è un altro problema a cui non hanno pensato. Quando Bran morirà, non essendo un'entità immortale, è ovvio che ci saranno dei conflitti e che il magico governo di Tyrion, tirato fuori dal cilindro in un minuto, non potrà mai reggere. Quindi, cari lord di sta ceppa, la ruota non è stata distrutta, anzi è più salda che mai. Perché questa sottospecie di oligarchia con elezione del monarca è fallimentare in partenza. Se gli showrunner volevano rompere questa maledetta ruota, dovevano rendere tutti i regni indipendenti. Ah, non venitemi a dire, come dicevo anche all'inizio, che l'intento di Benioff e Weiss è sempre stato quello di non distruggere la ruota. Perché purtroppo non è quello che traspare dal finale. Loro credevano che un sovrano illuminato potesse insegnare agli uomini come governare, essendosi la storia che è la memoria dell'uomo. Ma il fatto è che non è così, perché l'uomo per natura è portato a dimenticare. E che cosa tornerà dopo che Bran, la memoria dell'uomo, sarà morto? Il caos, la ruota e il peggior schifo che ha sempre contraddistinto l'essere umano. Quindi no, non hanno distrutto la ruota, l'hanno semplicemente bloccata per un secondo. In più, a quanto pare, Bran sapeva tutto, perché appunto dice la frase se non è perché cosa sono venuto fin qua, e quindi effettivamente poteva vedere il futuro. E questa cosa, per quanto mi riguarda, mi puzza tantissimo, tanto che durante la reaction ho detto: madonna, ma stai a vedere che forse ritirano la famosa teoria di Bran, re della notte. Però vabbè, non è stato così. Però, cioè, quando ho sentito sta cosa, ho sentito un puzzo di merda che forse appunto era Bran. Passiamo anche a un'altra cosa che mi ha fatto abbastanza storcere il naso, ovvero Sansa che chiede l'indipendenza del Nord. Ok, tutto molto bello, se non fosse che accanto a lei ci stava Yara e il principe di Dorne. E il fatto è che non ha senso che quei due siano stati zitti con lei che appunto prendeva l'indipendenza del Nord. Cioè, gli uomini di ferro, se non sbaglio, hanno sempre voluto l'indipendenza. E perché non la chiedono anche loro? Boh. Cioè, sinceramente, quando ho visto che Sansa chiedeva l'indipendenza, dicevo: ok, qua scatta il casino, e invece no. Per quanto mi riguarda, a quel punto o ce l'hanno tutti l'indipendenza oppure non ce l'ha nessuno. A quanto pare, Approdo del Re è già stato completamente ricostruito, e la cosa mi ha fatto alquanto ridere. Nel concilio di Seto che si è riformato, si avvertono poi le stesse tensioni che si sentivano in passato. E quindi appunto mi passa un'altra volta l'idea il fatto che non sia cambiato assolutamente niente. Poi con il discorso finale sembra veramente una barzelletta, veramente buttata completamente in caciara, con Bron maestro del conio e tante altre cose belle. Parlando di cose belle, è molto carino il montaggio alternato tra i vari Stark. Su questo non posso dire nulla. E poi Jon, ovvero la persona che l'ha preso nel culo più volte nella vita, decide di rompere il suo giuramento di passare la barriera insieme ai Bruti. Carino, anche se alla fine potevano rimanere tutti al Castello Nero, che faceva anche più caldo. Però vabbè, in fondo la cosa importante è che Jon abbia accarezzato Spettro, l'unico che probabilmente gli ha sempre voluto bene. Molto carino il fatto che sia finito tutto come era cominciato nella prima stagione, quindi con la scena alla barriera, con il cancello che si apre e via dicendo. Però c'è un piccolo particolare, un piccolo stelo d'erba che esce dal ghiaccio per farci capire che la primavera sta arrivando. Ma a noi non ce ne frega assolutamente niente. Quindi ragazzi, io sono Tomsic, o se preferite Tommy, e con questo finiscono i video per quanto riguarda quest'ultima stagione di Game of Thrones. Fatemi sapere, mi raccomando, con dei commenti qua sotto che cosa ne pensate di questa stagione e di quest'ultima puntata. In più vi ricordo che qua sotto trovate tutti i vari link per i social e anche la playlist se magari vi siete persi qualche video per quanto riguarda questa serie. E detto questo ragazzi, noi ci vediamo alla prossima recensione. È stato un viaggio bellissimo con un finale davvero doloroso.